Allora, essendo rimasti solo 2 ore e 50 del dibattito, mi limiterò a un aspetto unico, visto che avrei voluto riprendere alcune questioni che sono state affrontate nelle azioni precedenti. Però appunto siamo qui nella commissione che è Amnistia per la Repubblica, cioè la nostra lotta storica, in particolare negli ultimi anni ha preso questa accezione come slogan di, diciamo, di conquistare diritti democratici e diritti umani in Italia e non solo, e quindi c'è la riforma delle istituzioni in senso democratico. Allora abbiamo avuto Giuseppe Rosso di Vita, che sull'aspetto soprattutto del pluralismo dell'informazione, del diritto all'informazione, e Deborah Cianfanelli, anche l'altro intervento che c'era stato ieri, che ci hanno secondo me coperto le gambe che riguardano Stato di diritto e diritto alla conoscenza, al conoscere e al liberare, che sono due elementi cardine in uno Stato di diritto a funzionamento democratico. Quindi per una democrazia, per ritornare, per riconquistare i diritti democratici, abbiamo un aspetto. C'è l'altro aspetto sul quale invece io concentrerò il mio intervento con delle proposte anche finali, che riguardano l'altro elemento centrale nello Stato democratico, cioè il momento elettorale. E allora vorrei descrivere in questo mio intervento qual è la situazione oggi per quanto riguarda le regole, il sistema di gioco che è stato finalmente completato negli ultimi 12 mesi in Italia per quanto riguarda l'accesso alle elezioni e il finanziamento della politica. Allora, con la legge che c'è stata nel 2014 che ha riscritto il sistema di finanziamento della politica e con l'Italicum, oggi abbiamo una situazione per cui emerge un sistema in continuità con il modello continentale di democrazia, che è centrato sul partito. Quindi rispetto alla nostra contrapposizione, mettere al centro il partito, mettere al centro la persona, che consentiva più un modello anglosassone nominale, è rimasta questa impostazione, e per di più è rimasta un'impostazione di questo tipo, per cui le nuove leggi sull'accesso alle elezioni, sul finanziamento alla politica rimangono centrate sul partito come organismo, e un partito per di più, questa volta chiaramente definito, nel senso in cui Lanchester ci ha spiegato negli ultimi anni, cioè nel senso classico, ovvero organismo all'interno del quale una delle funzioni principali, oppure quelle comprese, è selezionare le candidature per partecipare alle elezioni. Oggi il sistema che esce fuori da queste due regole, da queste due leggi, è un sistema in cui sia l'accesso alle elezioni, sia i benefici per poter avere un finanziamento alla politica, due elementi essenziali in qualsiasi democrazia che servono a definire anche il livello di apertura o chiusura di un sistema, oggi sono tutti quanti legati a una sola cosa, all'essere iscritti al registro dei partiti politici. E allora andiamo a vedere cosa bisogna fare per essere iscritti al registro dei partiti politici. Per essere iscritti al registro dei partiti politici è necessario avere uno statuto che rispetti fondamentalmente i requisiti di democrazia e di democraticità e di trasparenza, sulla base di come per la prima volta nella storia italiana è stato declinato l'articolo 49 della Costituzione con la legge appunto del 2014. Vi rinvio alla legge per andare a verificare quali sono questi criteri dello statuto, però faccio un'elencazione. Molti di questi ovviamente rientrano tra quelli che i soggetti radicali hanno, ovviamente la cadenza delle assemblee congressuali, le procedure di richieste per l'approvazione degli atti, i diritti e doveri degli iscritti, i criteri con i quali garantire la presenza delle minoranze e via via. Tra questi c'è ovviamente anche il criterio, le modalità di selezione delle candidature per le elezioni alle varie situazioni. Quindi, per essere iscritti al registro dei partiti politici bisogna avere uno statuto che rispetti questi criteri e li rispetti indipendentemente poi se il partito, movimento, associazione, come si voglia chiamare, è presente o meno in Parlamento. Quindi, prima condizione: essere iscritti al registro dei partiti politici e non è necessario essere rappresentati in Parlamento. Che cosa comporta questa iscrizione? Se sei iscritto al registro dei partiti politici puoi partecipare alle elezioni politiche, ovvero tradotto, se non sei iscritto al registro dei partiti politici, dopo l'Italicum, non potrai mai partecipare alle elezioni. E quindi devi essere iscritto a un
registro in cui devi avere uno statuto, che è quindi quello che ho detto prima. Per quanto riguarda invece i benefici di legge, i benefici che oggi il nuovo sistema di finanziamento alla politica prevede sono: 1. La possibilità di fare donazioni liberali, cioè donazioni fatte da privati, sia dalle persone fisiche che dalle persone giuridiche, con il 26% di detraibilità fino a 30.000 euro, cioè vuol dire che se date 10.000 euro avrete 2.600 euro indietro. Il secondo beneficio è il sistema di finanziamento tramite il 2 per 1000 dell'IRPEF. Il terzo beneficio è la possibilità di avere un SMS con il quale chiedere un SMS, un proprio numero che diventa sempre e comunque del partito, e chiedere il finanziamento ai cittadini, potendo far avere fino a 10 euro al giorno da telefono fisso. Quarto beneficio, la cassa integrazione per non ho studiato molto, ovviamente non mi interessava troppo, però la cassa integrazione per i lavoratori. Ora, questi benefici sono graduati a seconda di vari requisiti che sono stati introdotti dal Parlamento. Per quanto riguarda le donazioni, diciamo l'SMS, basta semplicemente essere iscritti al registro dei partiti politici, non serve avere rappresentanza parlamentare. Per quanto riguarda il sistema di donazione, di donazione e del 2 per 1000, in questi casi c'è una situazione che si prevede una rappresentanza parlamentare, poi tornerò su questo, e questa rappresentanza parlamentare può essere dimostrata a vario titolo. In quale maniera? Se sei presente perché hai eletto con proprio simbolo, se sei presente con un gruppo parlamentare collegato, se sei presente come componente del gruppo misto, se sei in un partito che ha partecipato alle elezioni o a una lista di altri, però a cui ti sei aggregato e che ha fatto un eletto, a condizione però che fossi già iscritto nel registro dei partiti politici. Per fare un esempio concreto di quest'ultima fattispecie, Rifondazione Comunista, che era iscritta al registro dei partiti politici ma non aveva eletto nessuno, alle elezioni europee ha dato vita alla lista Tsipras insieme ad altri, avendo avuto l'elezione di due o tre rappresentanti della lista Tsipras, che lei però ha fatto parte di contribuire, allora ha potuto avere l'accesso a questo sistema. Ora, nello specifico poi andremo a vedere questa legge come funziona. Per avere il 2 per 1000 invece devi proprio avere eletto con un proprio simbolo il tuo rappresentante. Ora, questo mix che ho fatto era per comprendere quali sono le regole del gioco oggi, a partire dalla situazione che io ho già detto all'inizio, non è quella che prediligo in termini di impostazione, e cioè quella che riguarda, chi è al centro della gioco politico, se il partito o la persona. E infatti proprio su questo io andrò anche a proporvi poi delle iniziative, perché la legge che oggi che adesso vi ho descritto è una legge che io ritengo innanzitutto discriminatoria, perché consente il finanziamento della politica solamente a chi è già presente in Parlamento, quindi ha un effetto conservativo, anzi di chiusura, di rendita di posizione. Questo vale sia per il 2 per 1000 che per le donazioni, che sono invece molto importanti. È una legge incostituzionale, anche perché va contro quello che era il referendum dei radicali del 1993, in quanto prosegue, peraltro, mantiene per una cifra non indifferente il vecchio finanziamento dei partiti, quello truffaldino, che fino al 2017 continuerà ad essere erogato. Ora, questo per dirvi che cosa? Beh, per dirvi che noi credo non possiamo non prendere atto di quali sono le regole del gioco e decidere che tipo di partita giocare con queste regole del gioco e come utilizzarle anche per scardinarle. Ma stare in una situazione attuale in cui le regole base del momento democratico, visto che parliamo di riforme istituzionali in senso democratico, non possiamo prescindere da questi due elementi. E allora andiamo a vedere come si cala anche nella realtà radicale queste nuove regole. Premetto che voi sapete tutti quanti, non insisterò qua, che il modello che io preferisco è un modello in cui non esiste neanche un euro di finanziamento agli apparati di partiti, cosa che invece questo sistema
sistema si fonda. No, esistono solo donazioni fatte da cittadini con un limite, non dalle persone giuridiche, esistono i servizi alla politica da parte dello Stato, esistono anche eventualmente dei minimi rimborsi elettorali solo per garantire l'accesso alle elezioni qualora siano dati al candidato di un collegio e non certo al partito. E allora andiamo a vedere, oggi come oggi nessun soggetto radicale, attenzione, in una situazione in cui fino credo all'anno scorso, dove quando è stata l'elezione in Basilicata, altro, al di là di quelle che erano le nature del Partito Radicale, dagli anni degli anni dell'Associazione Coscioni, c'è stato sempre dei tentativi elettorali a livello nazionale, a livello locale o a livello regionale da parte dei radicali. Oggi come oggi, alla luce di questa legge, nessun soggetto politico radicale può partecipare alle elezioni, nessun soggetto politico radicale può avere accesso a dei benefici che, ripeto, in questo caso avere semplicemente le donazioni liberali da parte dei cittadini con una detrazione importante o avere gli sms, non credo certo che siano un mettere le mani nel bottino partitocratico, ma semplicemente il modello che abbiamo sempre declinato, quello dei finanziamenti privati, e che tutt'oggi, come molti di voi sapranno, negli anni scorsi se dai soldi alla lista Pannella avevi la possibilità di trattarli, se dai agli altri soggetti dei partiti, agli altri soggetti radicali, non potevano essere detratti. Io ovviamente mi sono detratto anche quelli degli altri soggetti, però purtroppo il fisco non mi ha fatto l'accertamento e quindi non ho potuto contestare questo limite di legge che c'era, ma c'è sempre tempo, come ricorda Giuseppe. Sì, ma guarda, su questo poi ti farò un esempio che ho letto ieri da Franco Massimo Nicosia. Allora, noi abbiamo questa situazione. Oggi nessuno può avere un finanziamento, diciamo, può avere un beneficio delle donazioni ai soggetti radicali e nessun soggetto radicale si può presentare alle elezioni. Ora, in teoria, quello che vi si avrei spiegato, la lista Pannella avrebbe la possibilità di rientrare in questo schema. Perché? Perché soddisfa uno dei requisiti previsti dalla legge, ovvero l'aver partecipato alle elezioni, almeno in alcune circoscrizioni, alle elezioni comunali, alle elezioni regionali o alle elezioni per il politico o per il Parlamento europeo. Avendo partecipato come AGL, la lista Pannella era pienamente in titolo di partecipare, salvo che all'ultimo minuto dalla legge del governo Letta è uscita fuori in Parlamento un emendamento che ha inserito la rappresentanza parlamentare. Anche qui sarebbe facilmente superabile, perché per rappresentanza parlamentare, come abbiamo dimostrato nei ricorsi ad esempio che ci hanno consentito di riammettere la lista regionale in campagna nel 2010 e nel 2011, per rappresentanza parlamentare basta un parlamentare che scrive su un foglio: io rappresento la lista Pannella. Quindi questo oggi avrebbe consentito alla lista Pannella di fare tutti i ricorsi le azioni per eliminare questo sistema discriminatorio e incostituzionale, se non fosse per un punto, che non avendo uno statuto democratico e trasparente, la lista Pannella non può essere iscritta al registro dei partiti politici. Allora, sto ripetendo anche delle cose che io ho proposto ai comitati di luglio e ottobre 2014. Radicali Italiani invece rispetta tutti i requisiti che sono chiesti per partecipare e per essere iscritti al registro dei partiti politici, tranne ovviamente quello di avere indicato una modalità per selezionare le proprie eventuali candidature alle varie elezioni. Allora, quali sono le iniziative possibili in questo momento? Beh, io credo che proprio perché, poi quando andrete a vedere la legge, lo capirete, proprio per il fatto che la rappresentanza parlamentare è stata qualcosa di inserita all'ultimo, è facilissimo nel momento in cui noi ci iscriviamo al registro dei partiti politici, non solo per avere almeno l'accesso alle donazioni sms, e immaginate quanto un radicale potrebbe sfruttare questo andando in televisione con un sms con scritto donami qua 2 euro ogni volta, che è. Credo che i radicali, a differenza degli altri partiti, sfrutterebbero molto questa possibilità. Quindi la condizione essenziale è essere iscritti al registro dei partiti politici, e tutte le altre barriere all'accesso ai finanziamenti privati, un sacrosanto il diritto di tutti i partiti politici in tutto il mondo, in cui ovviamente non c'è mai un taglia fuori per chi non è rappresentato in Parlamento, sarebbe troppo facile altrimenti,
così anche come il 2 per 1000, perché personalmente sono contrario, perché è contro il referendum della radicale del 93, ma è contro anche le impostazioni più moderne di standard internazionali sulla democrazia. Potremmo, se iscritti al registro dei partiti politici, attivare immediatamente e arrivare a breve a portare alla Corte Costituzionale la riforma di questa legge, che è una legge che oggi come oggi è discriminatoria, chiude e condizionerà il futuro. Come farlo? Beh, è ovvio, l'ho detto prima, abbiamo un assetto attuale che non ci consente neanche di poterci iscrivere al registro dei partiti politici. E questo ovviamente dipende o dalla modifica della situazione dello statuto della lista Pannella o dalla modifica delle condizioni attuali dello statuto di Radicali Italiani, ma credo che partendo proprio dal presupposto che tanto oggi nessun soggetto radicale, neanche più la lista Pannella, al di là di quello che possiamo dire rispetto alla sua rappresentatività politica o meno dei radicali, non potrà mai più partecipare alle elezioni in quanto tale, credo che questo è un problema che ci dobbiamo porre e ci dobbiamo porre nella logica che ho appena descritto di andare a contestare questo sistema per andare a fare quelle riforme delle istituzioni in senso democratico di cui abbiamo parlato. Chiudo su questo. Vuoi farlo ancora? No, 3 minuti. No, hai detto chiudo su questo, per aprire un altro, chiudi. Chiudo su questo. Quindi sul tuo intervento. Chiudo su questo. Mi hai fatto perdere il ricordo, quindi posso dire questo. Chiudo proprio così, servo eventualmente nel finire il mio intervento nell'aula all'ingresso. Non solo descrittivo, attualmente come tutte le proposte possono essere